un appuntamento classico per fare il punto sul turismo, quello della BIT, che come sempre si è svolta a Milano. Mauro Lozzi ci racconta com'è andata. Più Italia, più sud, più mare, più città d'arte, più stranieri. Meno all'estero, meno grandi città. Questa è la sintesi assai stringata della stagione turistica 2016 che si apre quest'anno con una Pasqua che arriva subito, a fine marzo. Per l'Italia, dopo i buoni risultati del 2015 legati soprattutto al traino dell'Expo, è un anno assai importante. Di turismo, di destinazioni, di nuove mete si è discusso le scorse settimane a Milano alla Borsa Internazionale del Turismo. 100 i paesi presenti con 2000 aziende e 1500 buyer. La crisi si fa sentire ancora e la sensazione è che la stragrande maggioranza degli italiani per le vacanze estive resterà in Italia. Italia o all'estero? Italia, Italia. Cattolica? Rimini. Rimini, Riccione. Milano Marittima. Si cercano luoghi tranquilli, lontani dal caos, dove magari riscoprire i sapori di una volta. Gli italiani andranno soprattutto in Italia, sceglieranno per motivi di sicurezza, ma anche perché vogliono tornare a scoprire le origini, l'enogastronomia, i piatti di una volta, le loro radici, il tesoro dei nonni, la cultura popolare che sta diventando un'attrazione turistica fortissima e su cui noi come rete di 6.000 associazioni stiamo puntando molto. L'enogastronomia è uno dei motori ormai del turismo italiano. Si calcola che un terzo della spesa delle vacanze finisce in cibi e prodotti da riportare a casa. Questa è la raspadura, un mangiare sano per chi non poteva permettersi di far invecchiare troppo il formaggio. Regione leader del turismo enogastronomico è sicuramente la Puglia. Il segreto? La diversificazione, la poliedricità dell'offerta, la possibilità di spaziare dal turismo per il mare, per i monti, ma anche e soprattutto per un'enogastronomia sempre più raffinata, che riscopre le tradizioni antiche, ma che è comunque proiettata verso sapori e gusti che sono assolutamente ricercati da coloro i quali vengono in Puglia, quindi dai nostri turisti. Enogastronomia, cultura, natura sono elementi decisivi anche per gli stranieri che tornano in Italia. Prevediamo un anno discreto, non boom, ma però una lieve ripresa anche rispetto all'anno scorso che era già stato discreto. Per quanto riguarda l'incoming, quindi turisti stranieri che vengono in Italia, una ottima crescita dei turisti cinesi. Gli attentati che hanno colpito Turchia e Tunisia qualche settimana fa favoriranno Grecia e Spagna, ma anche l'Italia beneficerà di questo clima di incertezza e di paura. Comunque, 100 di italiani non rinuncerà al viaggio all'estero. Cambogia, Laos. In Thailandia. Ma la Thailandia è un paese sicuro? Yes, the safe country, of course. La Thailandia è assolutamente un paese sicuro e in effetti l'ospitalità insieme alla cultura è al primo posto. È un paese buddista e di conseguenza la criminalità è pari a zero. Le compagnie aeree chiudono rotte e ne aprono di nuove. Stati Uniti e Sud America restano destinazioni richieste. Per il 2016 rafforziamo il nostro triangolo nell'Atlantico, quindi sulla nostra forza del Brasile aggiungiamo adesso una nuova rotta negli Stati Uniti, facendo così tre rotte che serviamo direttamente dall'Europa, sia New York, che rafforziamo, Miami e adesso Boston da giugno. Ma la gente cerca anche destinazioni nuove, affascinanti ed economiche. A fianco ai grandi big, quindi ai grandi paesi, stanno affiancando destinazioni più piccole, più profilate, ma estremamente interessanti per il viaggiatore. Faccio qualche esempio: il Bhutan, il Nepal, lo Sri Lanka, quindi paesi molto piccoli, ma molto facili da approcciare da un punto di vista logistico, con una grande capacità di accoglienza da parte degli operatori del settore e soprattutto un rapporto qualità-prezzo che oggi è estremamente determinante per far scegliere un cliente per visitare appunto questi paesi che sono estremamente nuovi.